Buon salve people, benvenuti sul mio canale, io sono Rune Walker ed eccoci oggi a un piccolo gameplay di As Dusk Falls, avventura narrativa, graphic novel se vogliamo, arrivata proprio su Xbox Game Pass il giorno 19 luglio, quindi andiamo a vederla insieme ovviamente, andiamo a dargli un'occhiata più da vicino. Iniziamo una nuova storia, io ho già creato l'username che ovviamente mi ha fatto triggerare perché Rune Walker non ci sta, comunque... Allora, dovremo guardarci nei dintorni, insomma si possono usare le freccette, gli analogici, insomma tutto quel cavolo che vi pare. Dopodiché si devono prendere delle decisioni in maniera rapida perché c'è un timer, ci sono dei quick time event da compiere, insomma, e verranno valutate le nostre azioni personali alla fine di ogni capitolo. Detto questo, quindi partiamo praticamente immediatamente. Let's go! Allora, tocca qui per iniziare, tocca. Io lo sto giocando su console, eh. Oh. Siamo in una piscina. Mi chiamo Zoe Walker. Zoe. Non molto tempo fa, volevo fare la giornalista. Aia. Ora, voglio solo trattenere il respiro e affondare. Oh, oh, no, eh. Non perché voglia svenire. Ok, porca. Ma per la calma che viene prima. Quando i pensieri muoiono. Quella. E i ricordi annegano. Come, scusa? Non benissimo. 90 secondi. 90 secondi. È più o meno quanto mi ci vuole. E all'improvviso è come se non fosse mai successo niente. Ah, i traumi quelli belli. Un albero. Delle foglie che cadono. Siamo sulla route. 29 maggio 1998, Route 66, Arizona. La sobrietà di un camion appeso a un palo. Una stazione di servizio. Papà, giochiamo o no? Giochiamo. Scusa, Zucchina, certo che giochiamo. Ora so che sei un'esperta, ma sei sicura di aver guardato tutto? Mm-hmm. Fidati, sono pronta. Okay. Il doppiaggio in italiano è fantastico. Allora... Di che colore è? Di che colore è? Di che colore è la nostra auto? Vabbè, è facile questa. La nostra auto è un SUV, un sì. SUV rosso. Sì, ma non avevo finito. Di che colore sono le frecce? Quelle che mamma dice che non usi mai? Sì, quelle. Ecco, di che colore sono? Arancioni? Giusto? Ah, vai alla grande oggi, Zoe. Sì. Mi sa che sei pronta per il prossimo livello. Vai. E quale sarebbe? Mi fai l'ultima domanda. Se non la indovino alla prima, vinci tutto. D'accordo. Ok. Fammi dare un'ultima occhiata in giro. Ok, gliela facciamo difficile. Pronto? Dai. Vai, sono pronto. Dai. Ok. Vai. Spara. Quante stelle ci sono sul mio zaino? Porca miseria. 5? Sono 5? No. Sono 6. Ho vinto, ho vinto. Porca paletta. Dormivo. Mamma, ho vinto. Cazzo, ho sbagliato. Davvero. Ottimo lavoro, tesorino. Sono molto orgogliosa bene. Di te. Sembra Sarah Bond questa. Ok. Un uomo. Si torna in macchina. Dobbiamo ancora trovare le targhe di 45 stati. Perfetto. Ehi. Ehi. Stai bene? Sì, sì. Sì, sì, meraviglia, infatti si vede. È solo che tutto bene, Michelle, tutto ok. Tutto a posto. Non perché mi sembra convinto. Siete di nuovo strani. Aia. Non è niente, tesoro. Siamo solo stanchi. Dai, let's go. Dai da mangiare roba da fast food a un cane e la annuserai di nuovo quando la fa uscire. Molto bene. Nonno. Nonno che... Io sono tuo nonno? Per tutto questo tempo pensavo che tu fossi mio nonno. Oh, molto bene. Nonno è un mattacchione. Pensavo ti fossi perso.
Oh, solo fino all'albero. Sai come sono i cani? Pensano di essere loro i padroni. Giustamente. Complimenti al nonno. Tocca. Tocco? Alle hop. Bene, Giurma, allacciate le cinture. Voglio raggiungere Albuquerque prima di notte. Bene. State ascoltando Drive Time su KNPW, la miglior radio di Flagstaff. È un altro bellissimo pomeriggio in Arizona e il vostro weekend inizia qui. Molto bene. Che c'è? Cosa sta facendo? Cosa stiamo facendo noi? Abbiamo dei problemi di alcolismo, credo. Perfetto, praticamente siamo dei beoni ubriaconi. Facciamo ecco. Il gioco delle targhe? O cantiamo un'altra canzone? Io direi si che... è addormentata a metà del tuo assolo. Bene, fantastico. Hai senz'altro vinto il primo premio come intrattenitore. Per la nanna. Ma che intrattenitore? Sono un pastore. Siete il mio gregge. Molto e bene. Voglio guidarvi a St. Louis di buon umore. Molto bene. Come no? Non è stata una tua idea la strada panoramica? Io volevo prendere l'aereo. Oh, non mi sto lamentando del viaggio. Sto solo cercando di immaginare Vince vivere nel Midwest. Perché? Sopravviverò. Sì, e stai sereno. Beh, St. Louis non era certo la mia prima scelta, né la seconda, o la quinta. O la diciottesima. Ma è solo un posto su una mappa, no? Sopravviverò. Beh, sono sopravvissuta ai miei primi 18 anni lì. Ed è un posto migliore di quanto non lo fosse allora. Aspetta, sei di St. Louis? Attenzione. Non ne avevo idea. Ah, 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 sei molto divertente. Cerco di rimanere ottimista. Tu hai la tua cattedra e io... il mio nuovo lavoro. Bene. Lui non è molto contento del suo nuovo lavoro, diciamo. Libro 1, collisione. Non lavorerei per un'azienda di pappe per cani nemmeno se mi costringessero. Jim. Bene. Non credo che sia d'aiuto. No, in effetti no. Sei utile veramente come un ghiacciolo in Antartide, nonno. $10,000. Dovevi citare in giudizio quei bastardi della compagnia aerea per come ti hanno incastrato. Non firmare quella specie di accordo. Non ho ancora firmato. Ma vuoi ancora farlo, vero? So che la decisione è tua, ma penso che sia il momento di lasciarci tutto questo alle spalle. Eh sì. Lo so, ma è... è difficile. È difficile. Una volta firmato, è finita. Non lavorerò mai più per una compagnia aerea. Lo so. Che cosa è successo con questa compagnia aerea? Jacko, porca miseria. Vince era un bravo ragazzo, ma si faceva sempre mettere i piedi in testa. Ah, mamma mia, piccolo, quanto s'accolla questo. Chiedevi sempre di comprarti dei giocattoli da poter dare agli altri bambini a scuola quando ti prendevano e di com'ero mira. Com'ero al liceo, eh? Aia. Oh, oh. Scusa, non dovevo dirlo. Se non volevate che venissi, potevate dirlo. Beh, a pensarci bene. Potrei anche non farmi coinvolgere. Però dagli al nonno, dai. Ti prego, Jim. Diamoci una calmata e proviamo a superare i prossimi 3 giorni. Quindi senza che io parli. Bene, sì, potrebbe essere un'idea. Ehi, sono contento che passiamo qualche giorno in viaggio insieme. E come ho detto, una volta che ci saremo sistemati, poi... Porca la puttana! Mamma, l'ho presa, ce l'ho. Vai. Porca. Guarda la strada, porca. Stai bene, zucchina? Che è successo? Niente, tutto a posto. Sono spaventata, credo. Oh, oh. Aio. Perde olio. Ottimo. Bene. Ehi, grazie per essere tornato indietro. Impara a guidare, stronzo. Ma stiamo scherzando? Ma... ragazzi di campagna, anzi del deserto. Molto bene. Per fortuna siamo tutti interi. Bene. Bene, quindi cornuti e mazziati. Molto bene. Churrock, Arizona.
ragazzetto simpatico. Che faccia che ha fatto! Spero che non abbia visto la targa. No, quell'idiota era troppo occupato a gridare al vento. Beh, c'è un vero ficco, complimenti. Complimenti anche per l'utilizzo del marciapiede. Eccola, Northwood 28. Brutta come la fame. Queste case sembrano tutte uguali. Jay, sei pronto? Che accade? Che accade? Jay! Cosa? Torna sulla terra, fratellino. Non sì, ok, portarlo. Va bene. Dai, farà la sua parte. Allora, è esattamente come abbiamo detto. Okay. Ci sono abbastanza soldi in quella cassaforte da lasciarci alle spalle queste ultime settimane. Sopravviviamo, teniamo la casa, tutto torna alla normalità. Bene, dobbiamo svaligiare una casa, quindi. Sei sicuro che non c'è nessuno? Vabbè. Il venerdì porta la moglie ad un appuntamento. Stessa storia ogni settimana. È sempre fuori a cazzeggiare per i boschi, a arrampicarti sugli alberi. Sappiamo che ci sai fare. E vuoi aiutare la famiglia, giusto? Aio. Lo sai che è così. Questa è la tua occasione. Salta la recinzione e trova un modo per entrare. Wow. Ulla. Mamma sa che l'hai preso. No. Ma qualcuno deve guardarvi le spalle. Molto bene, con uno shotgun. Abbiamo un'ora prima che tornino a casa. Se sentite tre clacson, correte come il vento. Ehi, cominciamo. Dale, il codice. Ci pensa Jay. Non 5, rovinare 9, tutto, ragazzino. 2, 6. Contiamo su di te. Molto bene, poca pressione. Ora vai a giocare a Tarzan oltre il cancello sul retro. Io provo dal garage. Magari abbiamo fortuna. Bene. Ok. Quick time event. Oh, yeah. Ciao, Cletus. Aio. Getto il bastone. Vai, vai, vai. Ehi. Ehi. Prendilo. Porca loca. Corri, 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 corri. Porca. No, 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 scorri, corri, scorri. No, però il calcio. Mi dispiace richiuderti così. Ecco che, meno male. Bene. Comunque complimenti anche a quello che ha messo il guinzaglio al cane. Comunque si slaccia in 0,5 secondi. Rimettiamo la maschera. Ci intrufoliamo dal tetto. Un lucernario che giustamente viene lasciato aperto in pieno giorno, che ci sta. Polizia. Bene. Molto bene. O forse è il grosso lupo cattivo. Ah, sei non un fa pirla. Ridere. Che è successo? Ha un Doberman. L'ho rinchiuso nel capanno. Cos'hai lì? Idiota. Sei super simpi. Spero che ti colga lo scorbuto. Benissimo. Qui adesso dobbiamo andare a perlustrare. Ouch. Aia. Di chi è questa casa? Dante Romero. Oi. Re dei porci. Aspetta, lo sceriffo. Oh, oh. Sì, sai che Ma è in lite con lui da un sacco di tempo. Anche da prima che mi mandasse al riformatorio. Lo so, ma... Ma cosa? Direi che è in debito con noi. Ah, è in debito? Beh, per... dovremmo distruggergli un po' casa, già che ci siamo. No. Teniamoci al piano. Tyler ha detto che abbiamo solo un'ora. Dovremmo iniziare a cercare la cassaforte. Ah, vabbè. Perché l'hai fatto? Potrebbero analizzarlo. Ma va, questa è la polizia di Turok, mica quella di New York. Ah, beh, allora. Cerca quella cassaforte. Complimenti per essere sveglio come, davvero, come un cetriolo, perfetto. Guarda la foto. Apri lo schedario, apriamo lo schedario. Mi sa di posto da cassaforte. Non c'è. Non c'è. Vediamo. Dietro il quadro? E se la cassaforte fosse qui? Vediamola. No. Nope. Trovato qualcosa? Niente. No, forse è di sopra. Diamo un'occhiata. Cosa sta facendo? Sì, forse. Sei veramente un citrullo comunque, che stai facendo? Per la mia ragazza. Non hai una ragazza? Beh. Stai zitto, ci sto lavorando. Ok, perfetto.
Poi? Non so, vogliamo anche farci un piattino di... Quando la vita ti dà limoni. Questo... Vieni qui. Aiutami davvero... a vendicarmi un po'. Ah, bene. Che bello. Non dovremmo perdere tempo. E comunque è disgustoso. Ah, sei un fifone di merda. Lo sai, vero? E tu sei no, un tonno. Non è vero. No, non è vero. Mamma mia. Ti senti quando parli? Dai, su. Va bene. Basta cazzeggiare. Tu guarda di sopra mentre controllo le altre stanze qui sotto. Molto bene. Ok. Dai, che almeno ci tiriamo via dalle scatole sto babbeo che mi ha già stufato. Vediamo. Ouch. Aia. C'è un montascale per dei portatori di handicap. Quindi... Oh oh. Sei sua moglie. Oh oh. Sì, credo che sia la parola esatta. Meno male che aveva controllato il nostro fratellone che non ci fosse nessuno. Jet, dovrei poter aggiustare una macchina. Tutto bene? Sì, certo. Visto un motel, li hai visti tutti. Desert Dream. Beh, voi andate nonno... pure avanti. Io prendo una bottiglietta d'acqua. Già, hai un milione di anni, nonno. Non ti consiglio il tabagismo. Cima, posso dormire da Ryan stanotte? Non mi aspettare. Ah, proprio così, perfetto. Non mi aspettare, mamma. Salve. Salve. Pronto? Facciamo un ting? Ding? Dinga? Che faccio? Suono? Suono, dai. Vabbè, è lì. Arriverà un taffanatore pesantissimo. Aspettiamo adesso. Beh. Hello? Eccola. Salve. Ciao. Chiedo scusa. Grazie per l'attesa. Ma ci figuri, signora. Salve. Abbiamo fatto un incidente poche miglia a est da qui. Avrebbe un paio di stanze libere e il numero di un carro attrezzi? No. Il Come nostro no? meccanico è a Tucson per il fine settimana. A posto. Allora solo le stanze. Fanno 70. Solo contanti. Ne ho... 52. Bastano per una stanza. Ehi, Joyce! Sono occupata adesso! Ma chi è? Vai, dormiamo tutti in una stanza, che te devo dire? Va bene, ok, una stanza. Ecco qui. Grazie. Ciao, sono Michelle. Grazie per averci trovato una sistemazione. Beh, non siamo proprio pieni. Piacere mio. Era bene. Di nuovo un fusibile. Il problema di non avere interruttori è... Oh, ehi! Ciao. Benvenuti a Turok. Ciao. Paul, fammi un favore. Chiedi a Norma di rimorchiare la sua macchina fino al parcheggio. Oh, cavoli, ma hai forato una gomma. Sono abbastanza bravo ad aggiustare le cose. È un problema al motore, in realtà. Ma puoi provarci. È un SUV rosso, a est. Non puoi sbagliare. Bene. Ci penso io. Molto bene, grazie. E fu così che ci zapparono la macchina. Ma ci conosciamo? No. Però mi scambiano sempre per Clint Eastwood. Sei l'allero del 2013 che ti credono Clint Eastwood, bravo. Sì, sì. Oh, grazie a Dio ci siamo tolti da quel caldo. Bene. Ok. Siamo in vacanza ora? Possiamo andare in piscina? I nostri costumi da bagno sono nel camion dei traslochi. Smettila di saltare sul letto, ok? Allora, posso guardare Nature Channel? Per favore! Ehi, ho detto smettila di saltare. E basta. Smetto se mi lasci guardare la tele. Facciamo così. È educativo. No. Smetti di saltare adesso. Zoe, non ti faccio guardare Nature Channel se non mi ascolti neanche. Ma grazie. Non è giusto. Guardiamo un film insieme prima di andare a letto? Tutto bene? Non lo so.
Un fa parecchio d'aria. Male. Ah, la botta, la botta. Mi piacerebbe massaggiarlo un attimo. Beh, accogliente. Con chi divido il letto? Il sottoscritto. Ecco, ovviamente. Ma ti avviso, dormo a cucchiaio. Ehi, perché quella faccia? Attenzione. Aspetta, lo so. Ti sono mancato, eh? Ah, sì, come manca il mal di schiena, come soprattutto. Io porto Zeus a fare una passeggiata. Vince, vieni con me? Abbiamo già camminato tanto. Beh, lui deve fare pipì e io ti devo parlare. Ah. Quindi non è un... Madonna, devi parlarmi? Vabbè. Scegli con attenzione. Cosa deve dirmi il nonno? Cosa sta per morire? Dai, sì. Certo, devi... vengo. Mi dispiace, cara. Faremo presto. Dai, una roba veloce, su. Non mi porterà nel Wisconsin. Vieni. Quasi. Dimmi cosa devi dirmi. Non ti biasimo per aver preso le parti di Michelle prima. Non deve essere facile farsi prendere in giro da me quando siete nervosi. Stai per darmi consigli sul matrimonio? Attenzione. Perché se ricordo bene, dal tuo sei scappato. No. Volevo solo dirti grazie. What? Per questi ultimi mesi. What? Ritrovare te, conoscere Zoe, è stato bello. Felice ti abbia conosciuto. Sai qual è la cosa peggiore di vivere con questo tumore nella testa? Eccolo là. Pentirsi delle scelte passate, credo sia la cosa peggiore. Nel tuo caso si dovrebbe analizzare tutta una vita di decisioni di merda. Oh, molto sì, bene. Cioè... grande hai tatto. Hai centrato il punto. Ci voleva un indovino. Sono scomparso per 30 anni. Posso solo immaginare come deve essere stato per te e tua madre. Tutto per potermi sballare e fare il dito medio al mondo. Complimenti. Chiediamogli del perché a questo punto. Perché l'hai fatto? Razza di fesso. Pensare che saresti stato meglio senza la tua famiglia. Io senza la mia sarei... Non lo so. Immagino che non mi sia mai piaciuto sentirmi legato. E avendo una famiglia io mi sentivo... Devi pensarci prima. Ma non da te, dal senso di responsabilità. Penso sia la stessa cosa. Sì, in effetti. Mi dispiace, figliolo. Davvero. E so di non aver fatto niente per meritarmi la tua fiducia. Ma devo chiederti una cosa. Cioè? Ok. I dottori dicono che potrebbero restarmi solo un paio d'anni. Ovviamente non ne hanno davvero idea. Molto ma, bene. Beh, so che ti ho detto di lasciarmi a Tulsa, che avrei trovato alcuni amici lì. Sputa il rospo, Jim. Appunto. Se venissi a vivere nella nuova casa con te, ma Zoe, tipo no? E Michelle. Ma sei serio? 6 mesi fa non sapevo nemmeno se fossi vivo. Ora vuoi che... Non voglio stare in ospedale. Voglio stare con la mia famiglia. Adesso. Assù. No. Jim, no. Non possiamo passare da estranei a coinquilini così. Sì. Mi dispiace. Forse hai bisogno di tempo per pensarci. No. Perché non... Tipo no. Parliamone un'altra volta. Eh? Parliamone tipo fra 2 anni. Vado a prendermi una birra. No, caro mio Jim, su di dosso, grazie. Oh, eccoti. Ho fatto rimorchiare la tua auto. Molto ma gentile. È più di quanto io possa riparare con nastro adesivo e chiave inglese. Ti devo? Niente, siete ospiti. Mettila dietro, veloce. Ma che cosa state... Oh. A terra, ora! Che culo che ho, Ho detto, a terra! Mi rifiuto. No. Eccolo. 30 minuti prima, a casa dello sceriffo Dante Romero. Ah, aspetta, non c'è bisogno di chiamare aiuto. Sì,
Esplora la scena e scopri le interazioni. Calmala, strappale il pulsante di soccorso. Strappiamo un pulsante. Guarda come cercava di doggiarmi. Fine. Non avrei dovuto, eh. Tranquillizziamola. Nessuno ti farà del male, ok? Orca miseria. Scusa. Senti, siamo qui per i soldi. Poi ce ne andiamo. Beh. Ecco. Che soldi? Lei non lo sa, allora. Beh, non lo so. Ma tu non lo sai. Non ti ha detto niente. Non mi dice niente mai. Molto male. Scusa, non dovrei sbirciare. Quindi? Prova in ufficio, in fondo alla hall. In qualsiasi cosa coinvolta è colpa sua. Ok, la nostra amica... Grazie. Vede con grande disprezzo il proprio partner. Aia. Va tutto bene là sopra? Sì, qua non deve entrare. Va tutto bene. Provo nel suo ufficio. Bravo ragazzo. Dobbiamo sbrigarci a trovare prima che il nostro fratello Citrullo vada a importunare la... Deve essere qui dentro. La signora. Uccide Pippo. Allora, io dietro il quadro. Dietro il quadro sempre America, vediamo. No. Chissà cos'è successo qui. Complimenti. O non sanno attaccare un quadro, oppure... Cerchiamo nella libreria. Birds of Arizona. Bird watching. Figo. Ma sei convinto? Ma no, ma perché? Cerca di nuovo nella libreria. Ci sarà qualche meccanismo. Eccola là. Dale, very nice. L'ho trovata. Orca, il codice qual è che era adesso? Che... Dov'è il codice? Porca, non me lo ricordo. Porca. Cinque. Cinque, nove, due. No, no. Sei? Sì. Yeah. Che buccio. Wow. Dale, guarda qui. Porca puttana. Molto bene. Quanto guadagna questo coglione? Sicuramente più di te. Forza, carichiamola. E intanto, scassinatore con codice. Se avessi tutti i soldi di questo avido stronzo, darei tutto in beneficenza. Sì. No, non lo faresti. No, infatti, secondo me non lo farei. Col cavolo che lo farei. Ecco appunto. Vorrei a comprarmi una Pontiac GTO del 64. Beh, molto più utile. Un bel pezzo di metallo su quattro ruote che si sia mai visto. Beh, complimenti. E invece tu, cosa faresti se potessi tenerti tutti questi soldi? Scapperei dalla mia famiglia. Per la famiglia. Siamo non qui sono per noi, sono per pagare i debiti di papà e tutto il resto. Beh, non ho mai detto che lo fossero. Chiedevo solo se. Ah, ok. Beh, anche se non credo dovremmo. Vabbè, Santerellino. Ah. Tu, oltre che scassare, sinceramente non hai fatto altro, eh? Passa fuori dritto, passa fuori dritto, passa mantieni fuori dritto. Mantieni la calma passa... quando usciamo. Guarda, siamo idraulici chiamati per controllare... Oh, oh. Siamo idraulici per controllare il... Ops. Vai, vai. Non vengo di sopra, sono tornato per il mio portafoglio. La tua fisioterapia è stata rimandata lunedì. Molto bene. Qui dove va il nostro amico? Via, 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 via. Qui c'è un quick time da fare sicuro. Ah, una
Bella bevutona di coca. Ah, che bella. Buoni. Buoni e zitti. Buoni e zitti, buoni e zitti. Chi c'è? Oh oh. Aio. Ce ne siamo già andati? Spero. O siamo sotto il tavolo? Boia. Che rischio, signori. Mamma mia, quick timer. No, 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 no. Mamma mia, via, 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 via. Fuga, fuga, fuga. Non mi dire. Avete i soldi? Oh, certo che sì. Muoviti. Ottimo lavoro, ragazzi. Che ne dite di fermarci per un hamburger sulla via di casa, eh? Per festeggiare. Festeggeremo ogni giorno per una settimana. Bene, adesso però via. Ah, figlio di puttana. Via. Centrale QG1. Mi servono tutte le unità disponibili nella zona ovest di Turok. Cerchiamo un pick-up blu. Richiesta ricevuta. Ecco, perfetto. Va bene un cazzo. Ho molto bene. Ora. Qualcuno mi ha rubato in casa. Ecco, molto bene. Ora Desert Dream Hotel, perfetto. Dopo esserci presi un pugnazzo. Non ci hanno visti girare. Come ci hanno trovato? Ne eravamo usciti puliti. Deve aver visto il furgone. Eh beh. Ascoltate, non siamo qui per farvi del male, non vogliamo i vostri soldi. Abbiamo solo bisogno di un posto dove stare prima di continuare per la nostra strada. Non fate nulla di stupido e andrà tutto bene. Capito? Ok, diciamogli di sì. Capito. Faremo quello che dici. Bene, è proprio quello che volevo sentire. Perfetto. No, no, tu, no, 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 no. Tieni a bada il tuo cane. Buono Zeus. Rubiamo un'auto. Torniamo indietro prima che si accorgano di non stare più inseguendo nessuno. Troppo rischioso. Di classe. Se ci sono posti di blocco. Bisogna denaro senza che Dante se ne accorga. Vince, dobbiamo fare qualcosa. Eh sì. Ok. Beh, sono armati. Che possiamo fare? Sono armati. Allora prendiamogli le armi. E ci facciamo sparare in faccia? Gesù, Jim, non siamo in Dayard. Eh sì. Non possiamo stare qui. Possiamo fino al tramonto. Bene. Poi partiamo. È la nostra occasione migliore. Te lo ripeto, dobbiamo Senta andare... Senta l'arma. Aio. Calmati adesso. Facciamo... Ho detto gettala. No, 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 no. Io non risponderei nulla. Per paura di distrarre. Di distrarre i tipi. Vediamo cosa succede se. Se non rispondiamo. Per favore, andatevene. Prima che qualcuno si faccia male. Ok. Nessuno te l'ha chiesto. È il mio motel. Ci penso io. Bene. Joyce, se quella cosa spara. Li scrosterò dalle pareti. Ma non deve essere così. Forse noi potremmo aiutare questi ragazzi. Ma che aiutare? In cui si sono cacciati. Col cazzo che li aiuto. Scopritevi il volto. Occhio. Ho detto di scoprirvi. Occhio alla pistola. Oh, no. Voi siete gli Holt. Siete quelli dell'incidente. Paul, prendi il fucile. Io... Madonna, ma... Non posso. Uno meno pirla non c'è? Sul serio, Paul. Tu, prendi quel fucile. Subito. Tienilo sotto tiro. Se lo fai, ti prometto che te ne pentirai. Sì, davvero? Aspetta, eh. Guarda, 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 che non me ne frega niente, guarda. Non hai mai tenuto una pistola in mano. Non preoccuparti. Parlo in fretta, però. Oh oh. Ui! No! Tocca di nuovo le mie cose e non sarai felice. Ehi, hai nascosto il furgone? È in un capanno sul retro. Tyler.
Questa gente non ci ha fatto niente. Niente per adesso. Tu e Dale, metteteli tutti in riga. Aia. Devo fare una telefonata. Aia, si mette malino. Si mette molto male, a dire la verità. Sono io. Abbiamo un problema. Desert Dream Motel. Pensi che non lo sappia? Attenzione, il nostro momento. Va bene, teste di merda. Andate ai tavoli. Mamma mia, quanto sei gangsta. Ragazzi, non avete fatto del male a nessuno, vero? Abbiamo ucciso il presidente. Non è vero, Fra? Tu sei il fratello di mezzo. Fra? Quello che si è fatto spedire al riformatorio. Stai zitta, cazzo. Perché? Lo sanno tutti. Joyce, basta. Da quel che ho sentito, sei proprio come tuo padre. Un altro Holt del cazzo che vuole solo spaccare tutto. Come, così? Ha rotto la mia cazzina preferita. Dai, amico, è proprio necessario. Tu sei necessario. E dai, Fallo stare zitto. Ora. È un cane. Non posso spegnerlo con un interruttore. È solo nervoso, Dale. Non mi interessa. Voglio che stia zitto. Tranquillizziamo il cane, poi lo prendiamo dopo, questo. Ehi, ehi, Zeus. Ti ricordi di me? Ho detto di farlo stare zitto. Dale, cosa stai facendo? Si chiama controllare la stanza. Puntando pistole contro dei cuccioli. Pestare il figlio dei Kasdan non ti è bastato? Non cominciare. Se no che fai? Mi spacchi il muso? O mi spari e basta? Zeus, basta. Tranquillizziamo Zeus. Jim, dammelo. Ecco, bravo. Va tutto bene. No. Calma. Tranquillo, Zeus. Maia. Tranquillo. Calma. Ecco. Contento. Ora metti giù la pistola. Dovresti vergognarti di te stesso. Sai una cosa? Mi hai stancato. Ok. Tappale la bocca. Com'è? No. Perché non lo fai tu? Pistola. Ecco, te pareva. Ehi, svegliati. Perché ci sono tutti quei bagagli nel tuo SUV? Eh? Con chi altro stai viaggiando, eh? Dimmi la verità, ora. Solo io e mio padre. Stiamo facendo un viaggio per conoscerci meglio. Un sacco di roba per due uomini soli. No, è vero. Sono solo lui e il tipo più anziano. Vedi? Manca solo una chiave. Sai una cosa? Non mi piaci. Beh, neanche tu comunque. Hai lo sguardo di uno che si caga sotto. E quindi? Di che mi sbaglio? Tu invece sei un vero fico con un fucile in mano. Sì, hai ragione. Dini, sì. Certo che mi sto cagando sotto. Oh, e adesso chi si caga sotto? Poliziotto, Oops. Che facciamo? È solo Big Sam. Compro una bibita, parla per un po' e poi se ne va. Jay, sul retro. Vai. Ma sto citrullo, non mi... Fai sparire il poliziotto, capito? Sì, certo, capo. Che capo di niente. Voi due, tenete la bocca chiusa e tutto questo finirà più velocemente. Tu vieni con me. Buonasera. Sera. Sam. Paul, come vanno le cose? Lente come al solito. Come diceva sempre mio padre,
Se non rallenti, non vedi il muro prima di colpirlo. Che simpi! Dove sono Joyce e suo figlio? Ah, io. Di sopra? Oh, Ash è a casa di un amico stanotte e Joyce non si sente bene. È a letto da giorni. Mi dispiace. Lasciala. Senti, hai visto tre ragazzi in un pick-up blu? Magari da qualche parte per strada? No, non mi sono mosso da qui. Come si trova il Desert Dream? Tutto bene? Sì, Joyce è parecchio brava. Allora, sì. Con chi altro è in viaggio? Sì. Mia moglie e mia figlia. Sono a riposarsi, immagino. Sì, in camera. È stato un viaggio lungo. Posso chiederle cosa vi porta a Turok? Restiamo solo per stanotte. Stiamo andando in Missouri. Ah, sì? E perché in Missouri, se non sono indiscreto? Ma ci mia moglie ci è cresciuta e... lasci stare. Tranquillo, era solo una domanda. Tripla! Dove sei? Desert Dream, ma sto rientrando. Comunque, siamo sulle tracce di tre idioti che hanno fatto irruzione nella casa dello sceriffo, se può esistere qualcuno così stupido. Sono armati e pericolosi, quindi se sentite qualcosa, chiamate il 911. E sapete chi è stato? No, avevano i volti coperti, quindi non sarà possibile identificarli. Ah, ecco perché... Salutami, Joyce. Papà! Mamma mi fa stare sveglia fino a tardi. Perché ci hai messo tanto? Oh. Un momento, lei chi è? Sono sua moglie. C'è qualche problema? È sua... Ok, bene. Molto piacere. Vince, che succede? Ci sono dei criminali in fuga. Oddio, davvero? Ok. Mamma, guarda! Ho trovato un orecchino! E questo? È di Joyce? Oh, lo stava giusto cercando. Pensavo fosse a letto malata. Aspetta, quello è sangue. Sentite, sicuri vada tutto bene qui? Oh. Mi chiedo la stessa cosa. Appena esco da quella porta, chiamo i rinforzi. Ora rida come se avessi fatto una battuta. Buona questa, vero? Bellissima questa. Buona giornata. Mi hai mentito! Ma cosa ti aspettavi? Che cosa ha detto? Sa qualcosa? No. No, tutto a posto. Ha solo fatto una battuta. Che battuta? Era una battuta sulla proprietaria. No, non ci casco di nuovo. E mo? Dale, Jay, ce ne andiamo. Lei viene con me. Cosa? Come? Aspetta, no. Se menti sulle cose le perdi. Oh. Ehi, calma! Se riusciamo a scappare senza essere seguiti, la lascio a una cabina telefonica. Ma se chiami la polizia... Oh.
Vai, prendiamo la pistola, vai. Oh, oh, vuoto. Vai, vai qua adesso. Gli svuotiamo la faccia adesso. Mamma. Bene, guarda chi non ha più paura di tenere in mano una pistola. Digli di lasciarla. Se lo facessi non sarebbe una situazione di stallo. Vince. Possiamo forse sparare. Dovresti mettere giù la pistola. O forse dovresti tenerti i tuoi giocattoli per una volta. È questo quello che vuoi? Davanti a tua figlia? Porca miseria, ma non c'è una terza opzione qua? Spariamo la gamba. Si può sparare una gamba? Zoe, chiudi gli occhi. Clic. Valore, sicurezza, di sani principi, riflessi rapidi. Ah, sono stato bravo. Ah, bene, bene, chissà cosa succederà. Ragazzi, questa era la prima puntata di As Dusk Falls, titolo molto interessante, molto emotivamente coinvolgente. Quindi spero che vi piaccia, spero che vi sia interessato. Ovviamente ditemi cosa ne pensate qui sotto nel box dei commenti. E noi ci vediamo al prossimo video. Quindi buon divertimento, gamers. Alla prossima.